chiesto se esistono forme di vita extraterrestri che abitano altri mondi, mondi che orbitano intorno a stelle diverse dal Sole? Io sì, parecchie volte, e credo proprio personalmente che la risposta possa essere affermativa. Mi presento, sono Alessandra Raffaele, sono il presidente dell'Associazione Ligure Astrofili Polaris e sono molto onorata oggi di potervi presentare questo video speciale. Speciale non solo per l'argomento affascinante di cui tratta, ovvero le tecniche specialistiche che utilizzano i cosiddetti cacciatori di pianeti per scoprire altri mondi, ma speciale soprattutto per la giovanissima età del suo relatore. Pensate, frequenta il terzo anno del liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova. Si chiama Pietro Ruggeri e partecipa anche al nostro progetto di alternanza scuola-lavoro che come Polaris portiamo avanti oramai da 3 anni insieme al liceo Cassini. Siamo molto contenti di collaborare con il liceo Cassini. Infatti, oltre al progetto dell'alternanza, tutti gli anni teniamo un corso extracurriculare di astrofisica e cosmologia pomeridiano aperto a tutti i ragazzi dell'istituto interessati dalla prima alla quinta classe e organizziamo anche delle osservazioni mattutine del sole con i nostri telescopi con un filtro speciale H-alfa per poter osservare la nostra stella in sicurezza. Pensate, il liceo Cassini è l'unico liceo in Italia ad avere un osservatorio astronomico funzionante con tanto di cupola sul tetto della propria scuola, del proprio istituto scolastico. Ma torniamo al relatore di oggi. Pietro è bravissimo e molto professionale nonostante la sua giovane età e appassionato di astronomia come tutti gli altri ragazzi del progetto di alternanza scuola-lavoro. E ci proporrà un bellissimo video oggi. Quindi continuate a seguirci perché Pietro farà da apripista per i prossimi video che prepareranno i ragazzi del Cassini, i suoi compagni del progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Quindi questi ragazzi vanno sostenuti perché i ragazzi che si appassionano alla scienza e alla divulgazione astronomica vanno assolutamente incoraggiati. Continuate per cui a seguirci e nella migliore delle tradizioni dei nostri astro cocktail, io brindando con voi vi auguro buona visione di questo video e vi do appuntamento per giovedì prossimo per il prossimo astro cocktail di Polaris. E mi raccomando, bevete con moderazione, ma esagerate con l'astronomia. Cin cin! Grazie Alessandra e buonasera a tutti, ben ritrovati in un nuovo video della rassegna di Astro Cocktail di Polaris. E oggi appunto parleremo di un argomento quanto mai attuale, visto appunto che la ricerca dei pianeti extrasolari e soprattutto la vita che si può sviluppare in essi è sicuramente uno degli obiettivi più ambiziosi e più importanti che l'uomo, per quanto riguarda lo spazio e l'universo, vuole portare a termine nell'imminente futuro. Infatti, spesso in questi anni si è sentito parlare di nuove scoperte in questo campo, e in particolare oggi appunto vi vorrò parlare e vi descriverò un argomento forse non troppo trattato, magari a volte anche considerato di minore importanza, ma bensì molto importante secondo me in questo campo, e si tratta appunto dei metodi di ricerca dei pianeti extrasolari o degli esopianeti. Tanto per incominciare, vi vorrei introdurre i nostri protagonisti, gli oggetti dei nostri studi e delle nostre scoperte. Infatti, gli esopianeti, per esopianeti si intendono tutti quei pianeti che non orbitano intorno alla nostra stella, ovvero al Sole, quindi tutti quei pianeti che orbitano al di fuori del nostro sistema solare e comunque nella nostra Via Lattea, e anche esistono i pianeti e gli esopianeti extragalattici, cioè al di fuori della nostra galassia, per quanto siano quasi impossibili da
ricercare è sicuramente impossibile da osservare direttamente. E appunto la distanza sicuramente è uno dei più grandi ostacoli di questa ricerca a favore degli esopianeti, visto che pianeti come la Terra o comunque pensiamo addirittura a piccoli pianeti come potrebbero essere Mercurio, che sono pure molto vicini alla loro stella e che appunto possono essere coperti dalla luminosità, dalla forte luminosità della propria stella madre, la loro ricerca è appunto quasi impossibile osservare direttamente i pianeti, gli esopianeti, come appunto poi descriverò molto meglio tra poco, è una cosa molto difficile, oltre che per la distanza, per la luminosità della propria stella. E l'uomo, quindi, per superare queste difficoltà, ha trovato dei metodi molto innovativi, molto moderni, infatti, come potete notare dal grafico, le scoperte e le conferme, soprattutto di osservazione di esopianeti, di pianeti al di fuori del nostro sistema solare e distanti da noi migliaia di anni luce, comunque è tutto molto moderno. A partire dagli anni 2000 c'è stato un incremento davvero esponenziale di queste scoperte. E i metodi si dividono in due grosse categorie. I metodi indiretti, precisamente appunto vista la grossa difficoltà nell'osservare piccoli oggetti molto lontani da noi e coperti dalla forte luminosità della loro stella, noi abbiamo sviluppato dei metodi per riuscire a, guardando più che altro gli effetti provocati dal pianeta stesso, appunto vedremo effetti di luminosità oppure dovuti alla loro massa. Grazie a questi effetti che si creano, noi riusciamo a constatarne la loro esistenza. Questi metodi si dividono qua, vi raggruppo i principali che sono il metodo delle velocità radiali, o spettroscopia Doppler, e il metodo dei transiti, che sono sicuramente, come vedrete anche dal grafico, i due metodi grazie ai quali siamo riusciti a scoprire innumerevoli pianeti. Poi abbiamo metodi minori, parlo di minori, per importanza più che altro. Per quasi l'incapacità e il basso livello di scoperta dovuto a questi metodi, che sono appunto il metodo astronometrico, il pulsar timing, ma anche il metodo del movimento dei dischi protoplanetari e circumstellari, e infine il metodo delle microlensing, delle microlenti gravitazionali. E infine il secondo grosso gruppo è il gruppo dei metodi diretti, che semplicemente si basa sull'osservazione diretta di un esopianeta. Quindi, come noi alla sera possiamo osservare in questo periodo Venere nel cielo, brillare e poterla osservare anche grazie al nostro telescopio o semplicemente ad occhio nudo addirittura, osservare esopianeti che appunto comunque sono molto lontani, molto distanti e questa particolare osservazione, come poi vi descriverò, è sicuramente molto difficile al giorno d'oggi, necessita ancora degli sviluppi, soprattutto per quanto riguarda le nostre tecnologie, affinché noi possiamo appunto osservare questi pianeti. Per introdurci nell'argomento vero e proprio, inizierò a parlare dei due metodi principali, il metodo delle velocità radiali o spettroscopia Doppler e il metodo dei transiti, che sono importantissimi, come vi descrivo tra poco, per tutte le caratteristiche e tutti i dati che, grazie al loro studio, ci riescono a dare. Il metodo delle velocità radiali o spettroscopia Doppler si basa semplicemente sulla velocità orbitale della stella e per quanto riguarda soprattutto i loro spostamenti, quindi i loro avvicinamenti o i loro allontanamenti
dall'osservatore, quindi noi. In particolare, noi deduciamo l'esistenza di un esopianeta, grazie a questo metodo, per gli effetti che causa la sua massa. Quindi un esopianeta che orbita intorno ad una stella, come sappiamo per la legge di gravitazione universale di Newton, questo pianeta andrà a causare dei movimenti alla propria stella, attorno alla quale orbita, perché come sappiamo anche la Terra causa dei movimenti al Sole, per quanto siano minimi da individuare, piccolissimi, comunque causa un piccolo movimento, un piccolo, soprattutto in fase di avvicinamento, un cambiamento di velocità e per quanto riguarda in fase di allontanamento una diminuzione della velocità della stella e appunto è tutto causato dalla massa dell'esopianeta stesso. E per notare effettivamente questo movimento della stella che viene appunto causato da un pianeta orbitante ad essa, dobbiamo ricorrere all'effetto Doppler, al famoso effetto Doppler, da questo viene il nome spettroscopia Doppler. Per chi non lo sapesse, l'effetto Doppler si basa su quando un'onda elettromagnetica viene da una sorgente e questa sorgente è in allontanamento, la lunghezza d'onda e la frequenza di questa onda elettromagnetica della luce farà sì che noi vedremo quest'onda arrivarci con un colore che si sposterà sempre di più verso il rosso. Invece, nella situazione contraria, quindi nella situazione di avvicinamento della sorgente della luce, la luce che noi vedremo arrivare si sposterà sempre di più verso il blu. Questo ovviamente è reso possibile, soprattutto negli ultimi anni, grazie ai potentissimi spettrografi che sono stati creati negli ultimi anni e ovviamente possiamo immaginare con uno sviluppo di nuove tecnologie quanto questo metodo potrà essere ottimizzato, ad esempio utilizzando degli spettrografi molto più potenti che rileveranno anche i minimi cambiamenti di luce o di velocità appunto di una stella. Poi passiamo al più importante e più funzionale al giorno d'oggi dei metodi, per quanto riguarda anche la semplicità proprio del ragionamento che sta alla base del metodo dei transiti, è a mio parere sicuramente geniale. Infatti, il metodo dei transiti semplicemente si basa sull'allineamento prima di tutto diretto tra osservatore, pianeta e stella. Quindi, al passaggio di un esopianeta di fronte tra l'osservatore e di fronte alla propria stella, noteremo per forza di cose una diminuzione netta, e in questo caso per quanto riguarda un'orbita di un pianeta periodica, che si ripeterà nel tempo e sempre allo stesso modo, della luminosità della stella. Come possiamo notare in questo grafico, in cui è molto accentuata ovviamente il grafico appunto della luce in funzione del tempo, come vediamo una diminuzione netta della luminosità dovuta ovviamente al passaggio di un corpo davanti alla sorgente di luce che assorbe tutta la luce al nostro posto. Ovviamente unendo questi due metodi si possono scoprire un sacco di cose, un sacco di dati e quasi un vero e proprio DNA degli esopianeti. Perché, come sappiamo, il metodo dei transiti ci fornisce le dimensioni effettive del pianeta, perché notando la diminuzione di luce, ad esempio una luce diminuisce da A a B, possiamo capire, ne possiamo dedurre le dimensioni e quindi il raggio del pianeta. E ovviamente, matematicamente, dal raggio possiamo arrivare al volume del pianeta. Invece, con la spettroscopia Doppler, quindi il metodo delle velocità radiali, come sappiamo, studiamo gli effetti della massa del pianeta intorno alla propria stella. Quindi,
Quindi possiamo scoprire la massa degli esopianeti. Sapendo il volume, e la massa del pianeta, matematicamente, grazie alle nostre leggi fisiche, riusciamo a trovare la densità stessa, di un esopianeta. La densità è un dato, direi, assolutamente fondamentale, per lo studio degli esopianeti e soprattutto della vita sugli esopianeti, perché grazie alla densità, di un pianeta noi possiamo dedurne, possiamo dedurre, come è fatto, quindi se è un pianeta ghiacciato, oppure è un pianeta roccioso o un pianeta addirittura gassoso, che sono le tre grandi categorie di pianeti che tutt'oggi conosciamo. E ovviamente su questi possiamo basare, il nostro indice di abitabilità. L'indice di abitabilità, come tutti sapremo, è l'indice che, descrive quanto un esopianeta sia simile al nostro pianeta, è la Terra. La Terra equivale ad un indice di abitabilità pari a 1, perché è un pianeta roccioso, ha la vita su di essa, orbitiamo, attorno alla zona di abitabilità, della no del nostro Sole, e ovviamente uno, appunto, di questi pianeti, che sia gassoso o roccioso, noi possiamo basare su questo il nostro indice di abitabilità. Ad esempio, su un pianeta roccioso possiamo immaginare una vita più simile a quella che noi conosciamo, ad esempio, di un pianeta totalmente gassoso come Giove, che non riusciremo sicuramente ad immaginare, ce l'ha. Per quanto riguarda, i metodi minori, qua ne ho elencati due. Tra i più famosi sicuramente. Il primo è il metodo astrometrico, o il metodo dell'astrometria. È il primo metodo mai utilizzato. Infatti, addirittura negli anni 50 del Novecento, si pensava che con un metodo di questo tipo si potessero studiare, dei pianeti, intorno a delle stelle orbitanti. A dei pianeti orbitanti, a delle stelle, comunque, che al tempo potevano essere visibili attraverso i telescopi, appunto, e le tecnologie del tempo. È molto simile possiamo chiamarlo come un antenato del metodo della spettroscopia Doppler, delle velocità radiali, perché si basa su delle oscillazioni, quindi i movimenti della stella sul fondo cosmico. Quindi noi semplicemente, osservando con un telescopio una stella e notando periodicamente, dei suoi spostamenti, dei suoi piccoli movimenti, possiamo quindi dedurne, un pianeta orbitante attorno appunto alla stella. Però, vista la difficoltà, osservativa, appunto di notare questi piccolissimi movimenti della stella causati dal pianeta attorno ad essa orbitante, il metodo astrometrico, non ha mai, confermato l'esistenza di un vero e proprio esopianeta attorno ad una stella che, appunto, ripeto, essere molto distante da noi e notare dei piccoli, cambiamenti, dei piccoli movimenti nella sua orbita sarebbe quasi impossibile. Per questo appunto credo che sia il metodo di minore importanza tra quelli che descrivo oggi. Poi, ho inserito il metodo del pulsar timing, che, come descrive il nome, appunto si tratta di scoprire esopianeti, orbitanti attorno alle pulsar. Come sappiamo, le pulsar sono delle stelle di neutroni pulsanti. Pulsanti sta a significare che periodicamente e molto velocemente, a causa del loro campo magnetico e alla loro conformazione chimica, emanano fortissime onde elettromagnetiche, onde radio, che arrivano a noi in modo, possiamo dire, ad intermittenza, ma in modo assolutamente preciso, periodico e molto velocemente. Infatti possiamo addirittura trovare delle pulsar che hanno un periodo orbitale davvero che riguarda i millisecondi, per noi assolutamente inimmaginabili. E appunto da queste sorgenti, di onde radio pulsanti,
che sono le pulsar, se noi ad una di queste emissioni di onde radio che arriva a noi possiamo notare dei ritardi, e poi questi ritardi, queste variazioni, possiamo chiamarle di intervalli tra un'emissione e un'altra, che sono anch'esse come appunto le emissioni periodiche, quindi piccole variazioni periodiche, soprattutto che si ripetono nel tempo, possiamo quindi dedurne un corpo che appunto interferisca tra la sorgente e noi, l'osservatore. Questo corpo si può dedurre come un esopianeta orbitante alla pulsar. Ovviamente sappiamo tutti quanto già osservare delle pulsar e il loro movimento, la loro velocità e le loro missioni sia già molto difficile, più che altro sicuramente nello spazio non sono poi così rare, però possiamo dire che per noi osservarle possa essere un evento, se non raro, quasi. E quindi possiamo immaginare quanto possa essere raro invece studiarne un pianeta orbitante attorno ad essa. Tra i più famosi, però, abbiamo scoperto un pianeta, così chiamato Matusalemme. È un pianeta appunto diventato famoso con questo nome per quanto riguarda la sua età. Infatti si pensa e si è studiato che la sua creazione, quindi la sua nascita, sia avvenuta addirittura 12 o barra 13 miliardi di anni fa, quindi quando l'universo stesso era ancora giovane, e quindi questo Matusalemme al giorno d'oggi, che è appunto un esopianeta orbitante attorno ad una pulsar, pone davvero le nostre ricerche ai limiti di tutto ciò che possiamo conoscere. E per quanto riguarda altri metodi, parlo della microlente gravitazionale, del microlensing. Come il nome dice, è un effetto di lente gravitazionale, ma come sta a dire il suffisso micro, è decisamente in scale minori. Perché? È un astrofisico negli ultimi anni del Novecento, un astrofisico polacco, suggerì che la famosa lente gravitazionale di Einstein, grazie alla quale, per chi non lo sapesse, riusciamo attraverso all'enorme massa che possono avere dei superammassi galattici o comunque delle galassie intere, che si contrappongono tra l'osservatore, noi, e una sorgente di luce, che appunto frammentano l'immagine di questa luce, facendoci vedere questi mosaici incredibili, tutti frammentati di stelle e galassie lontane. Questo effetto possa avvenire in scala decisamente minore, quindi con masse, con appunto masse in gioco davvero molto basse, come pianeti o stelle, appunto pianeti orbitanti attorno a stelle, appunto attraverso l'effetto di microlensing, microlente gravitazionale. Grazie a questo metodo però appunto ha un potenziale enorme. Grazie a questo metodo siamo riusciti addirittura ad osservare il primo nel 2018, mi sembra, siamo riusciti ad osservare il primo esopianeta extragalattico. E qua ho inserito questo piccolo video che descrive appunto tutto l'evento di microlente. Sono ovviamente eventi di brevissima durata e quasi impossibili da ripetere nel tempo. Infatti si basano sull'allineamento perfetto tra noi, osservatori, e una sorgente di luce, alla quale, come interferenza di luce, si contrappone un esopianeta e la sua stella. Come possiamo notare anche dal grafico qua nell'angolo, in quel momento nel quale il nostro pianeta, la nostra massa, agisce come lente, la luminosità della sorgente che noi studiamo e che conosciamo subisce un enorme cambiamento, appunto dovuto alla frammentazione della sua immagine, ma soprattutto all'aumento della sua luminosità causato dalla nostra lente spaziale, possiamo chiamarla, che è appunto un esopianeta o la sua stella.
Grazie a questo metodo, appunto, sono stati scoperti molti esopianeti, si parla di alcune centinaia, ed è ovviamente un metodo ancora in fase di sviluppo, possiamo dire, però sicuramente con un potenziale enorme. Infine, parlo del metodo, l'ultimo metodo indiretto di cui andrò a parlare oggi, è il metodo che si basa sui dischi protoplanetari e circumstellari. Come sappiamo, i dischi protoplanetari e circumstellari sono tutti quei dischi formati da polveri che orbitano attorno ad una stella, soprattutto intorno alle stelle appena nate, che non sono riuscite, attraverso la loro gravità, a respingere, in questo caso, le polveri orbitanti ad esse. E quindi, grazie a questo metodo, studiando appunto questi dischi di polveri orbitanti ad una stella, noi con una costante di elevazione di polvere nel disco circumstellare di una stella, perché, come appunto ho detto, una stella con la sua energia riuscirebbe, immaginiamo il vento solare, riuscirebbe sicuramente a spazzare queste polveri. Però, se noi notiamo una costante rilevazione di questa polvere attorno ad una stella, vuol dire che sono in gioco altre masse che stanno in quel momento attirando a sé tutte le polveri. E, oppure, come questa immagine, questa possiamo chiamarla fotografia, ci mostra, possiamo osservare queste cavità nel disco circumstellare da cui appunto le polveri sono appena state respinte. Possiamo dedurne quindi un corpo che in quel momento sta o assorbendo o allontanando dalla propria orbita queste polveri. È ovviamente un metodo possibile al di fuori della nostra atmosfera, perché come sappiamo la nostra atmosfera terrestre assorbe quasi tutti i raggi infrarossi e le polveri dei dischi circumstellari brillano appunto per via dei loro spettri di assorbimento, di emissione, appunto il loro spettro di emissioni, ci arriva soprattutto per quanto riguarda l'infrarosso. Quindi è un'osservazione possibile al di fuori dalla nostra atmosfera e, come può capitare a volte, comunque riusciamo ad osservare questi esopianeti, addirittura riusciamo, grazie a questo metodo, a scoprire dei pianeti ancora in formazione. Come possiamo vedere, questa è una scoperta recentissima del 20 maggio, quindi dal momento che sto registrando questo video sono 3 giorni fa, di un pianeta, un protoplaneta, che è in fase di crescita, di formazione, attorno, orbitante alla stella AB Aurigae. Questo, come possiamo vedere, è un disco circumstellare formato da polveri, è spiraleggiante, appunto spiraleggia intorno a quello che noi crediamo essere un piccolo feto di pianeta. E appunto gli astrofisici, grazie a questa immagine, ad altre immagini dettagliatissime di questo disco circumstellare, hanno notato in questa parte centrale della fotografia la presenza di un pianeta, di un esopianeta non ancora nato, e ciò è davvero incredibile e fa capire comunque quanto si abbia ancora da scoprire in questo campo. E per quanto riguarda l'osservazione indiretta, direi che questi erano i metodi principali. E per quanto riguarda invece l'osservazione diretta, ho deciso di soffermarmi un attimo su questa perché, come ho già detto, è quasi impossibile l'osservazione di un esopianeta. Prima di tutto, per quanto riguarda la distanza, l'enorme distanza, immaginiamo già noi da Terra con un telescopio faremo fatica ad osservare Plutone. Pensiamo un pianeta che orbita attorno ad una stella a centinaia e centinaia di anni luce da noi. E
Oltre a questo motivo, la luminosità stessa della stella attorno alla quale un esopianeta orbita, appunto perché tutta la luce che arriva a noi da questa stella coprirebbe la demoluminosità e renderebbe dell'esopianeta e renderebbe quasi impossibile la sua osservazione. Per questo sicuramente l'osservazione diretta è il metodo sicuramente in via di sviluppo. Con più ricerche a livello tecnologico, perché appunto utilizzando dei telescopi molto più potenti che riescano in qualche modo a vedere molto più lontano e molto meglio alla luce ad infrarosso, riusciremo sicuramente a scoprire questi pianeti osservandoli direttamente. Parlavo appunto di luce ad infrarosso, perché telescopi come lo stesso Hubble oppure lo Spitzer sono grazie a questi telescopi che orbitano attorno al nostro pianeta, grazie alla quale noi riusciamo a vedere, utilizzando dei particolari apparecchi, che permettono appunto di vedere l'universo, lo spazio ad infrarosso. Non attraverso la luce visibile, attraverso la quale sarebbe quasi impossibile osservare direttamente dei pianeti, riusciamo appunto, siamo riusciti ad osservare diversi pianeti. Questo, ad esempio, è stato il primo sistema planetario, mai osservato direttamente. Si tratta del sistema planetario intorno alla stella, questa al centro, che è la stella HR 8799. È una stella che dista da noi a 129 anni luce e si trova nella costellazione del Pegaso. Appunto, 129 anni luce, vederla direttamente è sicuramente una bella distanza, si tratta di quasi 40 parsec. E questa scoperta è avvenuta appunto il 13 novembre 2008 e per completezza ho deciso di mettere anche un'altra immagine diventata anch'essa famosissima, sempre per quanto riguarda il metodo dell'osservazione diretta degli esopianeti, è sempre dello stesso giorno, del 13 novembre 2008. Questa immagine è presa direttamente dal telescopio spaziale Hubble, è l'immagine di Fomalhaut. Fomalhaut è questa stella attorno alla quale orbita questo disco è formato da polveri comunque, prevalentemente da polveri sicuramente, con un'eccentricità enorme, come vediamo, è molto preciso questo disco e come si nota anche dall'immagine, in questa particolare area del disco circumstellare si è potuto notare un corpo di bassa luminosità, comunque, spostarsi in modo molto regolare, si potrebbe dire, nel corso degli anni, precisamente questo punto e questa immagine precisamente vede il movimento di questa sorgente piccola, sorgente luminosa negli anni dal 2004 al 2006. Quindi si è pensato che questa piccola sorgente luminosa fosse il pianeta, il famigerato Fomalhaut B, orbitante appunto attorno alla stella qua centrale. E in più questa ipotesi si poteva rafforzare dicendo che la forte geometricità di questo disco circumstellare potrebbe essere causata appunto da un pianeta orbitante attorno alla stella. Per quanto poi soprattutto mi sembra 7-8 anni fa, queste ipotesi sono state abbastanza superate e si è poi pensato, e tutt'oggi si pensa che sia così, che il famigerato pianeta Fomalhaut B sia semplicemente una formazione molto densa, di polveri che orbita attorno alla stella Fomalhaut. E quindi appunto tutto questo ci porta
ai giorni nostri, lo sviluppo della ricerca degli esopianeti è sicuramente uno degli obiettivi principali dell'uomo. Grazie a telescopi comunque ancora in costruzione e in fase di sviluppo, o comunque ancora in fase progettuale, come ad esempio in questa immagine ho inserito il telescopio ELT, che sarebbe un telescopio dell'ESA nelle Ande, in Perù. ELT sta per Extremely Large Telescope. Noi riusciremo appunto a studiare nell'infrarosso il nostro universo e soprattutto riusciremo ad ottenere notevoli informazioni sulla formazione di esopianeti, ricercare stessi esopianeti e anche studiare la loro atmosfera, appunto al fine di trovarne vita possibilmente. Questo ELT dovrebbe essere costruito, la sua costruzione, il progetto ELT dovrebbe quindi partire nel 2024 e grazie ad esso appunto riusciremo a ottenere moltissime informazioni direttamente da terra, soprattutto non basandoci sui telescopi orbitanti attorno al nostro pianeta. E per finire, quindi, la cosa più importante della ricerca extraplanetaria è che noi le domande che ci poniamo e per la quale appunto cerchiamo di studiare continuamente, ricercare, scoprire cose nuove riguardo agli esopianeti, è sicuramente per scoprire la vita, come nasce la vita, come nascono i pianeti e cercare la stessa vita, perché guardando al nostro esempio, alla Terra, possiamo rispondere a queste domande solo parzialmente. Invece, riuscendo a studiare la vita, una possibile vita, o in dei pianeti molto lontani a noi, in cui la vita stessa si deve ancora formare o comunque è in fase di sviluppo, sarebbe una risposta enorme per noi e finalmente potremo scoprire una delle più grandi questioni dei giorni nostri e credo dell'umanità stessa. E con questo finisco qui il video di oggi, spero vi sia piaciuto e al prossimo Astro Cocktail di Polaris.